calmo. Sì, devo stare calmo. Allora, ho promesso che sarei stato calmo e sarò calmo. Parlerò con lentezza. Mi voglio rivolgere a tutte quelle persone che la domenica mattina oppure ogni tanto vanno alla messa. Quelle persone che hanno in casa il crocifisso attaccato nelle stanze, oppure la foto di Papa Giovanni, o qualche santino, Padre Pio, quelli che ogni tanto pigliano il pullman e vanno a Medjugorje a vedere l'apparizione della Madonna e il sole che si ingrandisce, si rimpicciolisce, si ingrandisce, si rimpicciolisce, si ingrandisce, si rimpicciolisce. Qui la battuta ci starebbe, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Quelle persone che quando qualcuno propose di togliere il crocifisso dai tribunali e dalle aule scolastiche si incazzarono come delle bestie. No! Non si può togliere! Queste persone che si ritengono o che dichiarano di essere cristiani, ovvero seguaci di Cristo. Seguaci di Cristo. Ora io non so se voi avete ben presente com'era Gesù Cristo. Un tizio con i capelli lunghi, la barba lunga, probabilmente un po' sudicino, puzzava anche secondo me, scarso, nudo, andava a giro, mangiava di che gli davano, se non gli dà nulla, un mangiava. Un tizio che diceva che siamo tutti uguali, che bisogna volersi bene, che chiedi e ti sarà dato. Un tizio che baciava i piedi alle prostitute e che abbracciava i lebbrosi. Non so se voi avete mai letto il Vangelo in vita vostra, suppongo di sì, ma lì dentro ci sono scritte cose di questo genere, anzi, va ancora oltre lui. Lui è stato il primo a dire che la proprietà privata non va bene. No, no, non va bene. La terra e tutto ciò che in essa è contenuto. Gli ha di tutti. Questo il primo a dirlo, gli è stato Gesù Cristo, ovvero il primo comunista della storia. Karl Marx, insomma, ha avuto, come dire, dei predecessori a cui ispirarsi, no? Ecco, questa gente di cui vi ho parlato finora, bisogna che stia calmo, e vanno alla cabina elettorale e danno il voto a Matteo Salvini. Oppure, ancora peggio, al nuovo centrodestra, ai fascisti, ai razzisti. E quando passa uno di colore oppure uno zingaro, si ritirano tutti come se vedessero il demonio. Allora io vi voglio semplicemente invitare a fare una piccola riflessione. Ma a voi questa dicotomia fra quello che dichiarate di essere e le azioni che fate nella vita vera non vi crea nessun problema? Non vi crea nessun problema? Non vi viene mai qualche pensierino strano? Non vi sentite mai male? Non avvertite mai come un senso di pesantezza qui allo stomaco? Perché i fatti sono due: o veramente non capite un cazzo e bisogna trattarvi piccini come celebrolesi, bellini, che Dio gli abbia pietà di voi. Oppure siete veramente delle teste di cazzo? Siete veramente delle teste di cazzo? Sto calmo, sto calmo. Quindi, alla fine, io vi invito a fare una piccola riflessione. Prima di andare a letto, oppure appena vi svegliate la mattina, mentre siete lì davanti allo specchio, vi scaccolate, vi pulite le orecchie, vi lavate i denti, fermatevi un attimino. Dedicate 5 minuti insignificanti della vostra insignificante vita a questa riflessione. Ma io perché voglio messa? Ma io perché ho il crocifisso in casa? Perché? E perché io voglio fare la Lega? E perché io sono un razzista di merda? Ve la dovete fare questa domanda. Ve la dovete fare. Perché se non avvertite la necessità di farvi questa domanda, ora arrivo. Che vi devo dire? Busseta a trattamento sanitario obbligatorio. Pensateci, 5 minuti ci vuole. 5 minuti. Calma un par di coglioni, io gli manderei tutto a fanculo, Dio buono.